Bene, fratelli, questa quarta domenica di Quaresima è la domenica letare, della letizia. Nel cammino quaresimale il Signore squarcia un pochino il cielo e ci fa pregustare la gioia infinita della Pasqua. E qual è la gioia più grande per tutti noi oggi? Che siamo venuti qui, forse molte nostre opere sono state fatte nelle tenebre, nel nascondimento, forse giudizi sul marito, sulla moglie, sul vicino di casa, sul collega di lavoro, sulla suocera, sulla nuora, giudizi che noi normalmente definiamo constatazioni di fatto. E che invece sono, capito, missili, che quelli della Corea sono niente in confronto, perché questi arrivano a destinazione e distruggono. Poi magari sempre col sorriso sulla bocca, per carità, e quei pasticcini la domenica, ma... O altre opere, no? Concupiscenze, desideri, passioni, che ovviamente non vengono alla luce, perché se qui si togliesse il velo dal nostro cuore, cominciando dal mio, sono qui bello con questa casula, cominciamo a togliere la casula, le camicie, poi vediamo nel cuore quello che c'è, penso che in 12 secondi ognuno scapperebbe non so dove. Questa è la verità, queste sono le nostre opere, le opere del nascondimento, le opere di Adamo che si è nascosto. Dice: dove sei, Adamo? Oggi viene qua il Signore in questa liturgia e ti cerca, cerca ciascuno di noi. Dice: dove sei? Dice: no, mi sono nascosto perché avevo paura, sono nudo. Ma per caso hai mangiato dell'albero? Eh sì, ho accettato la menzogna del demonio, perché il giudizio è una menzogna. Il giudizio sulla nuora, sulla suocera, è una menzogna che viene dal demonio, mai viene... Mai un giudizio viene da Dio, mai. Allora, qualunque giudizio noi abbiamo, che diciamo constatazioni di fatto, ma che sono giudizi, non sono da Dio, sempre sono dal demonio, che provoca la divisione nel cuore, poi il rancore, poi dopo, no, il desiderio di vendetta, eccetera, tante cose che abbiamo nel cuore. Bene, il Signore viene però oggi e dice: guarda, io ti amo infinitamente. Dove sei? Ti sei nascosto? Hai quel rancore sordo, chissà da quanto tempo, non riesci a essere felice. E non è perché ti mancano i soldi, perché non hai lavoro, perché tuo figlio non ha lavoro, perché c'hai una malattia, perché sei anziana e ti lasciano sola, perché le cose non vanno come pensi tu. Non sei triste per quello, non sei pienamente felice perché qualcosa di esterno a te ti sta facendo del male. Tutti siamo tristi per una sola ragione: che c'è dentro una malattia, c'è dentro il peccato. Non stiamo nell'amore, le nostre opere non sono fatte in Dio, non amiamo, non perdoniamo, non accogliamo l'altro così com'è, non siamo innalzati per l'altro, non stendiamo le braccia per chi c'è accanto quando ci fa del male, resistiamo, ci chiudiamo. Questa è la ragione della nostra sofferenza. E dice San Paolo: da morti che eravamo per le nostre colpe, morti, morti, no, così, e quella è la vera morte, la morte seconda di cui parla San Francesco, la morte vera, profonda del tuo cuore, del mio cuore. E tutto quello che non è amore nella nostra vita è morte, tutto quello che non è amore autentico è corruzione, passa. Bene, dice il Vangelo: bisogna, è necessario che il Figlio dell'uomo sia innalzato, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Questo è l'amore. Era necessario, è necessario che oggi in questa Chiesa venga innalzato Cristo e tu possa vedere l'amore, vederlo, e io possa vedere l'amore. Non era possibile per te, per me, per ciascuno di noi salvarci, uscire dalla tomba,
perdonare quello che non abbiamo mai perdonato, giustificare quello che non abbiamo mai giustificato. Se prima non contempliamo in Cristo i nostri peccati inchiodati alla croce. Gesù non è morto per Hitler o per i terroristi o per i ladri o, perché ne so, o per i politici o non so io per chi, anche per loro evidentemente, ma è morto per te, per me. Quel giudizio, quella mormorazione, quella concupiscenza, quella passione, quel rancore ha inchiodato a Cristo. E Cristo si è lasciato inchiodare, il Padre lo ha donato a te, a me. Guarda Cristo e appoggia la tua vita, cioè credere vuol dire appoggiare, vuol dire abbandonare, e così a corpo morto su Cristo. Lasciati amare così come sei. Oggi la letizia nostra è questa, che Cristo non è venuto per giudicarti, per condannarti. Sapete, la parola giudizio in greco è crisis, cioè viene da cui viene la parola crisi. Allora, tutte le crisi che noi abbiamo, tutti i problemi nei quali viviamo, proprio quelli che manifestano quello che noi abbiamo nel cuore, che non siamo liberi, che non amiamo, che non perdoniamo, quelle crisi che ci tolgono la gioia, sono i momenti in cui tu puoi vedere Cristo e non la condanna. L'uomo condanna, io condanno, tu condanni, Gesù no. Gesù sa che le tue opere, le mie opere sono fatte, la maggior parte sono nelle tenebre, e vuole portarti alla luce. Oggi, in questa Quaresima, in questa Pasqua che si avvicina, ci vuole tirare fuori dalla tomba, fratelli carissimi. Quest'anno può ricostruirsi quel rapporto che sembra morto, che tu hai messo in un cassetto. Quest'anno può ricostruirsi il rapporto con tuo figlio. Quest'anno puoi perdonare quella persona. Quest'anno puoi amare gratuitamente, e lo dice San Paolo, non perché preghiamo tanto, non perché facciamo tante cose, perché siamo opera sua, e questa è la ragione della nostra letizia più vera. Lui ci strappa dall'esilio di cui parla la prima lettura, dalla nostra idolatria, dai nostri criteri, dai nostri pensieri mondani, uguali a quelli del mondo, pur venendo a messa e pur ascoltando tante volte la parola. Bene, quest'anno, in questa Quaresima, in questa Pasqua, il Signore viene a fare di te un'opera sua, non la tua opera, non la tua vita, la mia opera, la mia parrocchia, la mia famiglia, i miei figli, mio marito, mia moglie, no, la sua opera. E se è sua, è perfetta, così come sei, con le tue debolezze, con le tue povertà, con i tuoi difetti, e con l'amore riversato nel tuo cuore per mezzo dello Spirito Santo, l'amore dentro questo vaso di creta che siamo tutti. Questa è la più grande gioia che ci possa essere, questa è la gioia da trasmettere ai nostri figli. Guarda che sei opera di Dio, non devi sforzarti, fare chissà che cosa, contempla Cristo, ascolta Lui, lasciati amare da Lui. Non viene dalle opere, non viene dalla buona volontà, viene da un cuore che riconosce la sua debolezza, la sua incapacità, e crede, si appoggia. Amen. È la stessa radice della parola fede. Amen. Adesso riceveremo il corpo del Signore, diremo amen. Che vuol dire? Vuol dire è vero, è certo, era necessario che tu ti facessi corpo da mangiare, sangue da bere, perché senza di te io non posso fare nulla, senza di te tutte le mie opere sono tenebra. Senza di te io non sono felice, non posso compiere la missione, non posso amare. Ma San Paolo lo dice. Sapete che cosa succede? Che questa opera meravigliosa che sei tu, ricreata in Cristo dal suo mistero della Pasqua, che ti trascina fuori e ti rimodella a sua immagine, ti siede con Lui alla destra del Padre. Cioè, tu già vivi nel cielo, tu hai vita e vita eterna dentro. Chi ha vita eterna, la vita eterna non finisce mai, allora la dà, la consegna, la regala, può perdere il suo tempo, può rinunciare a quel programma televisivo, può rinunciare a quella vacanza, può rinunciare ai suoi progetti, può fare la volontà di Dio che scombussola ogni giorno i nostri piani, sapendo che lì c'è la verità. Se hai vita e vita eterna dentro, se sei già partecipando con Cristo della vita celeste, qui sulla terra,
per cui il giorno della nostra morte sarà soltanto il compimento della nostra vita. Allora coraggio, perché come bisognava e bisogna che oggi il Signore sia innalzato, come Mosè ha innalzato il serpente perché tutti quelli che erano morsi dal serpente potessero essere salvati, e Cristo si è fatto peccato, si è fatto serpente per te e per me, per strapparci dal veleno del demonio, così è necessario che tu ed io siamo innalzati ogni giorno per chi ci è accanto. Come può educare un padre, una madre, i suoi figli? Innalzato sulla croce per loro. Quando un figlio si ribella, tu stendi le tue braccia, le dici la verità, ma lo ami, lo perdoni, così tuo marito, così tua moglie, così quel collega, così quella persona assolutamente isterica, insopportabile. Bisognava che Cristo oggi e tutti i giorni fosse innalzato perché tu potessi vedere l'amore vero, gratuito per te e potessi salvarti, potessi avere la vita eterna. Bene, se tu fai questa esperienza, automaticamente sei attirato da Cristo, sei una sola cosa con Cristo, sei crocifisso con Lui e sei innalzato per chi ci è accanto. Questa è la missione della Chiesa, questa è la nostra missione, questa è la gioia, perché quando sei innalzato, quando diventi con Cristo un'ostia per l'altro, sei felice. Più ti tolgono la vita e più sei felice. Chi perde la vita la ritrova, chi la difende la perde. Questa è la gioia, questa è la letizia, questa è la Pasqua, dare la vita, morire con Cristo per risuscitare con Lui e trascinare con noi e con Lui al cielo tante persone, quelle che sono legate a noi. Per questo oggi lasciamoci amare gratuitamente da Lui, riconosciamo la nostra debolezza e appoggiamo tutta la nostra vita su di Lui, perché ci trasformi in Lui, ci faccia una sola cosa con Lui e ci riempia del Suo Spirito, del Suo amore, che non si esaurisce, che non condanna, che giustifica, che ha sempre pazienza, tenerezza, mitezza, bontà, questo amore infinito che è l'unica gioia della nostra vita.